Rieccoci qui in collegamento dal Salone del Risparmio, ricordiamo questa un'importantissima decima edizione. Ho il piacere di avere qui con me Michele Cicoria di Etnea, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a te e ai vostri telespettatori. Allora, questo è un anno importante anche rispetto all'entrata in vigore di MiFID 2. Entrata in vigore lo scorso anno, ma adesso cominciano a notarsi i primi veri effetti anche in termini di rendicontazione, tutta la grande questione del pricing. E voi avete proprio in programma una conferenza su questo ambito. Sì, grazie innanzitutto per l'assist al tema che secondo noi è ancora più centrante. Il Salone quest'anno basa i propri temi su una logica più di lungo termine di quelle che sono tematiche appunto di finanza etica e sostenibile. Noi abbiamo deciso di dare un taglio alla nostra conferenza di domattina molto più contingente a quello che è il tema del rendiconto e quindi le probabili frizioni piuttosto che le opportunità che nasceranno da un confronto così esplicito con il cliente in tema di congruità dei costi che va a sostenere. E abbiamo fatto questa scelta appunto di dare un contenuto legato al rendiconto, dando il titolo appunto alla conferenza "Caro consulente, ti rendi conto del tuo rendiconto", per trovare degli spunti anche a tratti provocatori su quelle che sono le argomentazioni per trattare appunto il costo che sarà esplicitato nella sua consegna ormai imminente dell'attività svolta soprattutto in chiusura del 2018. E secondo noi i punti di partenza devono andare ovviamente a prendere il risultato finale in tema di performance, in tema di costi sostenuti, ma ci deve essere una spiegazione, un'argomentazione. Questo non per creare un alibi, ma per andare a consolidare dei concetti molto legati al tema del risparmio, perché di questo poi stiamo trattando essendo al Salone del Risparmio. Vale a dire una logica temporale che deve costruire il percorso di risultato non sulla chiusura di un 31 dicembre, di un anno, di due anni, ma un percorso di lungo termine. Questo è un fatto che a livello anche industriale noi abbiamo deciso di implementare attraverso la creazione di un'entità che si chiama Fentum, che è partner distributivo di Etnea e di un'altra casa di gestione che è Mindfirst, nella logica appunto di andare incontro alle esigenze del mercato più che di una proposta di quanto c'è di buono del prodotto del momento. Questo perché noi rientriamo all'interno di un'architettura di proposta di investimento e quindi in una logica di consulenza che deve guardare diversi aspetti. E quindi il costo del singolo strumento piuttosto che il risultato del singolo strumento ha una finalità appunto molto limitata, soprattutto perché poi è sempre opinabile, sempre discutibile se tutto è afferibile alla sfera quantitativa. La logica del risultato e del rapporto fiduciario con il consulente è una logica che fonda, hanno dato anche una statistica, il 70% della sua solidità sulla relazione, e quindi bisogna dare consistenza al lavoro che c'è dietro. Purtroppo in alcuni momenti l'industria pensa di poter risolvere con la via più breve il recupero di marginalità per il cliente senza toccare la marginalità per il distributore, e quindi un enorme uso, un importante uso di replica passiva low cost. Questo secondo noi non è la strada migliore, perché da un lato apparentemente risolve il costo della management, della gestione del prodotto finanziario, del sottostante finanziario, ma non risolve il tema fondante del risparmio, e cioè la presa di decisione, la responsabilità. Il cliente non ci chiede di fare performance, la performance è un di cui della sua richiesta che è molto più ampia. La richiesta principale è di prendere una decisione, quindi quando parliamo di una strategia in delega, farsi pagare ad avere un costo che è anche dimostrativo della qualità e del lavoro che c'è dietro, può andare anche a motivare un costo apparentemente più elevato rispetto a una replica low cost. Quindi noi domani attraverso questa conferenza andremo a fare proprio una disamina, innanzitutto partendo da un rapporto Consob di quello che è il comportamento più attuale dei risparmiatori e delle famiglie italiane, dopodiché faremo un confronto diretto con una nostra strategia, cioè faremo il fact checking c'è un prodotto che si chiama Dynamish, che è molto dinamico, molto appunto tattico sui mercati azionari, quindi sono quelli che più sono oggetto di discussione in maniera appunto emotiva, e lo andremo a replicare con un portafoglio in ETF. Il risultato non dico che è sbalorditivo, perché poi alla fine apparentemente sembra che noi perdiamo, ma in realtà andremo a scoprire che dietro tutta una serie di altre attività che hanno un costo vengono perse nell'utilizzo della replica passiva, e quindi improvvisamente una strategia in delega, purché generi qualità e redditività nel medio e lungo termine, può essere altamente profittevole. Quindi una provocazione, ma anche un approccio costruttivo e positivo.
Vabbè, sicuramente temi caldissimi, perché poi sappiamo sempre il binomio complementarietà, a volte insomma anche di opposizione tra gestione attiva e passiva, è sempre alla portata sotto gli occhi dei riflettori, però ben vengano occasioni comunque di confronto, perché di questo sempre si deve parlare. Io ringrazio nuovamente Michele Cicorre per essere stato con noi, non mi resta che restituire la linea allo studio.